Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento come tutti i martedì con Basketando dal Piala Caffè di Gravellona. Insieme a noi, per la prima volta in assoluto, credo che non sia mai venuto a Basketando in 3 anni, forse non sei mai venuto, Press? Non mi hai mai invitato? Non ti ho mai invitato, vabbè, insomma, Don Angelo Nigro, che non ha bisogno di presentazione anche perché ha come sottoscritto la felpa di Upside Down. Tra l'altro questa mattina era impegnato con Gnonto, insomma sono giorni frenetici per lui. Ciao Press. Ciao, grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui con voi. E insieme a lui, alla sua sinistra, il direttore generale della Pafoni, Carlo Alberto Padolazzi. Ciao Carlo Alberto. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Allora, Carlo Alberto e poi Press, una partita, una vittoria che ci voleva, direi sabato, per tante ragioni, bella atmosfera, una grande prova dei ragazzi in un momento topico della stagione, Berto, e poi tu. Sì, credo che sia indubbio che si sia trattato della miglior prestazione che la Fulgor ha offerto quest'anno e in un momento particolare, perché è noto a tutti che abbiamo affrontato diverse difficoltà. Più grave di tutti sicuramente l'assenza di Jacopo Balanzoni e qualche altro infortunio, come sempre durante tutte le settimane, il lavoro fatto dal nostro staff tecnico sicuramente non è stato semplice. Ecco, Don, mancava anche Piccarelli sabato, direi che è stata forse la partita in cui la squadra, come diceva Carlo Alberto, ha fatto la migliore prestazione e si è anche vista di più la mano dell'allenatore, che ha preparato la partita in maniera perfetta, alternando delle difese, la zone press, insomma, la mano dell'allenatore c'è stata, Presidente. Sì, diciamo che ci voleva, visto la sconfitta precedente, che era stata segnata anche da alcuni errori come i tiri liberi e altre prestazioni che non sempre avevano convinto. Siamo in una location che ha a che fare con gli ingredienti e mi sembra che ci sono stati gli ingredienti giusti sabato sera. Si è vista l'umiltà, che è alla base di ogni sport per vincere, si è visto il lavoro di squadra, cioè ciascuno collaborava, si è vista la grinta giusta, si è vista veramente, come dicevi tu, la mano dell'allenatore che sta plasmando poco a poco questi giocatori, stanno imparando a conoscerci. Nel nostro tempo va tutto veloce, ma alcune cose bisogna farle come una volta i prodotti, cioè con calma, non si può fare tutto a moto accelerato. Quindi l'altra sera secondo me c'era tutto questo unito a un bel clima da parte della tifoseria che ha dato un'armonizzazione completa all'incontro e credo sia stata anche da parte mia una delle serate più belle che io ho vissuto e goduto in solitudine in alcuni momenti nel palazzetto, ma mi sentivo parte della squadra, cioè sembrava che volessi giocare anch'io, tanto che eravamo tutti coinvolti. Ecco Press, sono il terzo anno della tua presidenza, oramai sei uno di famiglia, io ho sempre detto l'uomo giusto al posto giusto, che cosa ti sta dando di diverso anche rispetto al passato questa nuova stagione? Beh, direi che il termine che hai usato tu, famiglia, mi piace, ho tante famiglie, diciamo così, nella mia vita, ma quando riesco a armonizzarle tutte mi sento parte di questa vita completa e sono contento. Diciamo che ho imparato a vedere da Carlo Alberto, da te Daniele, oltre alla passione anche la competenza, la disponibilità, come pure in tutti gli altri dirigenti, ma anche nei nostri tifosi, nella squadra. È un mondo che mi affascina, quello dello sport, non posso negarlo, ma forse il basket non era lo sport principale che seguivo, adesso è diventata anche in famiglia, mia mamma mi contesta questo, che non abbiamo più tempo libero per niente, perché davvero è diventata una passione. Quando diventa una passione non è più solo un ruolo che tu hai, ma diventa un coinvolgimento completo e totale. Io so dei limiti di tempo che ho, oltre di quelli di competenze e di conoscenze, però ci metto tutta la passione, anche solo veramente di tifare, di essere il primo tifoso, di credere in tutto quello che facciamo e di sostenere la squadra e la dirigenza, ringraziando gli sponsor e tutti coloro che credono in questo progetto. Poi ci vediamo si è visto sulla partita e le pagelle. Berto, quanto dà
il presidente qui al nostro fianco alla, alla società, no? Secondo me è veramente, non perché sia qui, però una figura fondamentale per il progetto e anche per il progetto futuro, no? Non è un mistero, siamo qui al Piera Caffè a Gravellona, finalmente sono ripartiti questi lavori del palazzetto che per la primavera dovrebbe essere terminato, ed è chiaro che per tutto quello che c'è dietro la Fulgor, insomma, Don Angelo è un valore aggiunto, è un non plus ultra, cioè il valore aggiunto, no? Perché sia qui, però è un dato di fatto. Certamente, tu ricorderai benissimo 3 anni fa quando in una mattinata a Ghifa siamo riusciti con Michele ad incuriosirlo al primo tentativo, poi naturalmente ci sono stati altri passi che lo hanno convinto ad assumersi questo ruolo che noi avevamo pensato appositamente. Non è, all'inizio non c'era bisogno di nessuna competenza nel basket, poteva essere anche la palla corda o quello che volevi, era la figura di Don Angelo che noi volevamo assolutamente a capo della, della nostra società. Adesso è passato un po' di tempo, Don Angelo ha ceduto un po' del suo amore per la Juventus dell'Eterio verso la, la Fulgo e sta assumendo anche competenze molto specifiche nella pallacanestro. Noi siamo contenti di questo processo, non avevamo assolutamente nessun genere di dubbio sul ruolo che gli era stato assegnato, in quanto tutti sanno che la nostra ambizione è quella di essere una forza sul territorio e ci voleva qualcuno che, insomma, nel sociale avesse un ruolo importante, e non c'è persona migliore di Don Angelo. Galeotta, lo dico sempre, Galeotta fu la cena del mio compleanno, ne facevo 39 credo, in cui l'idea di Don Angelo presidente, lo sai, te l'ho detto 100 volte di chi è, no? Di chi è? Vediamo se te lo ricordi. Vismara. Bravo, del mio grande amico Marco Vismara, lui disse, secondo me ci vorrebbe una figura un po' diversa. La figura giusta secondo me ce l'abbiamo, anzi, aveva detto, ce l'avete in casa, riferendosi alla televisione. Don Angelo, Visma, hai fatto bingo, subito messaggio e il press. Devo dire, Daniele, ti interrompo, non si fa, lo so, per motivi televisivi, che però io sono stato contento e quando ho preso questo incarico con Carlo Alberto e con Michele, che erano la Ghifa, ho detto a me stesso, lo faccio volentieri, se mi accorgo però che non c'entro niente o che non c'entrano i valori in cui io credo, 2 giorni dopo mi posso anche dimettere. Se sono rimasto ancora è perché, al di là della disponibilità di tempo che è sempre meno, perché ho trovato i valori giusti, sia umani, sia di relazione fra le persone che appartengono a questa società, sia di valori sul territorio, di attenzione alle persone che soffrono, che hanno più fatica, dove c'è una grande disponibilità di tutta la società e della Kenzo Bellotti, che è l'anima, è il secondo polmone fondamentale di questa società. Quindi sono io che ringrazio voi perché mi sono sentito accolto, ma mi sono trovato a mio agio perché ci sono i valori che condividiamo. Ci dividono alcune cose, non solo nello sport, ma ci uniscono alcuni principi che secondo me, specie nel tempo di oggi, sono fondamentali. Io starei ore e ore ad ascoltare il mio presidente. Il servizio e le pagelle della partita contro la Gema Montecatini. La migliore a paffoni della stagione schianta letteralmente la Gema Montecatini 78-62 al Pala Battisti dopo il vantaggio, ospite 4-13 dopo 3 minuti con le assenze di Balanzoni e Picarelli. Si ipotizzava una serata complicata per i rossi-verdi, invece non è stato così perché l'energia, la voglia di vincere della squadra di Quilici ha davvero fatto la differenza. Impossibile fare una graduatoria su chi abbia giocato meglio rispetto all'altro, tutti hanno portato il loro contributo, però una menzione speciale non si può non fare per Marco Torgano, 20 punti, percorso netto dall'arco dei 6,75, un'alta prestazione mostra offensivamente parlando
per l'ex capitano di Pavia. La grande, grandissima energia anche di Solaroli, 17 punti, doppia doppia per lui. La lucida regia di Antelli, capace di sfornare 10 assist, la sicurezza di Minoli, insomma, e di Marcucci. Insomma, è stata una Paffoni che ha giocato la miglior partita stagionale nel momento più difficile. Con questi due punti i rossoverdi salgono a quota 10 in classifica, ritrovano il sorriso, peraltro la quarta vittoria nelle ultime 5 giornate, possono guardare con una certa tranquillità e spensieratezza alla big match che li attende domenica prossima alla Palamacchia contro la prima della classe, la PL Livorno. Da questa partita sicuramente coach Quilici, ma tutto il gruppo e il pubblico, può ripartire per costruire, per continuare in un percorso che deve portare la Paffoni lontano. Minoli, voto 7,5, come gli assist fornati, ma sarebbe riduttivo parlare solo di questo per valutare l'impatto decisivo di Tommy sulla partita. Antelli, voto 7,5, rischia una clamorosa tripla doppia con 9 punti, 9 assist e 10 rimbalzi. Torgano, voto 8, come ha San Mignato la scorsa settimana, per noi il migliore in campo. Non commette mai errori di lettura ed è mortifero dai 6,75. Dopo aver sbagliato le prime due conclusioni, ne segna 5 consecutive che fanno esplodere di gioia i tifosi rossoverdi. Markovic, voto 7. Il Nicola del Palabattisti sta diventando una certezza. Se il talento del 2000 saprà ripetere queste prestazioni lontano da Verbagna, per la Paffoni il futuro sarà molto roseo. Solaroli, voto 8. In 20 minuti produce un fatturato clamoroso. 7 falli subiti, 10 rimbalzi, 17 punti per un sontuoso 25 di valutazione. Marini, voto 6. Come le luci ad intermittenza sull'albero di Natale, a volte spente, 2 falli nei primi 40 secondi di gioco, a volte accese, break tutto suo di 5-0 ad inizio terzo quarto. Segala, voto 6. L'infortunio di Picarelli gli spalanca le porte del quintetto, impreciso al tiro ma generoso in difesa. Bogunovic, voto 6,5. Ottima la settimana di Vuk, da prima con la propria Under 19 è protagonista di una bella vittoria contro i pari età di Borgomanero, e poi il sabato gioca una partita di impatto mettendo a segno 6 punti, prendendosi senza alcuna paura dei tiri aperti. Berne, voto 6. Quilici gli chiede di difendere, lui risponde presente. Primi minuti veri per il classe 2004 argentino. C'è un'altra ambizione, no? Un ulteriore passo che forse questa società deve fare guardando al futuro per continuare a rimanere a questi livelli e, se possibile, magari scalare ulteriormente il livello, che è quello di diventare effettivamente la squadra di tutto il territorio, cosa che già di fatto, però è questo l'ultimo step, Don, e poi chiedo a Carlo Alberto che bisogna fare, cioè magari veramente chiamare Fugor BCO, diventare proprio anche nel nome la squadra di tutto il territorio? Per me questo sarebbe un sogno e anche quello che io vedo come profezia per il futuro. Diciamo che io mi sono sempre sentito nella mia vita non abitante di un posto singolo, cioè mi sento abitante del mondo, quindi non ho un'identità che si instaura in una città, in un paese, in una via particolare. Io mi sento cittadino del mondo. E pensare che questo nostro territorio qui, il VCO, che ha alcune divisioni, alcune anche frizioni, che a volte fa fatica a camminare insieme, possa essere accomunato da un progetto sportivo, mi piace. È quello che ha fatto Mandela, ho cercato di fare Mandela col rugby subito dopo la sua liberazione, di unificare i bianchi e i neri che erano in lotti e in gelosie reciproche. Adesso non pretendo che noi facciamo il processo che ha potuto fare Mandela, non viviamo neanche nello stesso contesto, per quanto il razzismo continua a serpeggiare anche nei nostri territori, ma sarebbe bello l'idea che questa squadra rappresenti tutti, no? Quando si va allo stadio, Berto a vedere il Milan, io a vedere la Juventus e anche tu, noi tifiamo per la nostra squadra, ci identifichiamo non in una città, in una squadra, no? Che fa venire tifosi da tutta Italia. Se la Fulgor diventasse il bacino di farsi sentire tifosi tutti quelli che vivono in questo territorio, secondo me sarebbe bello. In più avremmo anche il potenziale economico per poter davvero ambire a giocare in un torneo, in una categoria che possa appassionare e far divertire, vedendo anche talenti in maniera spettacolare. Io sogno il derby per il Berto, Paffoni Armani, io sogno quello.
Sì, diciamo l'intenzione è quella, il nostro progetto è sempre stato quello, è di difficile realizzazione, nel senso che, come ha già parzialmente detto, il Don All Press è difficile, il nostro territorio è senz'altro piccolo e quindi questo dovrebbe favorire la nostra... Il nostro progetto però è diviso da tanti campanilismi, da tante divisioni, ognuno cura il suo giardinetto e non riesce a guardare fuori dal cancello. Io ho vissuto in prima persona quanto ci eravamo proposti all'inizio. Michele Burlotto ha fatto un grandissimo lavoro, spalleggiato da Serena, nel coinvolgere Domodossola ed è stato, diciamo, il primo frutto che siamo riusciti a raccogliere. Adesso si tratterebbe di andare avanti, i problemi sono tanti, ci vuole tanta pazienza, tanta volontà e tanta determinazione. Noi ci proviamo perché, come tutti sanno, la Fulgor non è solamente la squadra della Serie B. La squadra che partecipa al campionato di Serie B è la punta dell'iceberg. Sotto si muove tutto un mondo molto complesso, molto difficile, che richiede un sacco di attenzioni. Speriamo di raccogliere il premio, che sicuramente... un paio di persone o tre in maniera particolare all'interno della nostra società si meritano. Vabbè, tu sei uno di quelli sicuramente, Berto, ma nel derby Armani-Paffoni chi ti riferesti? È una bella domanda. Ma no, cosa? Come una bella domanda? Farei per la Fulgor, dai, lo sai benissimo. Infatti, perché altrimenti mi sarei andato via, io me sarei andato... Don? Io anche, non c'è il pareggio poi nel basket. Ci saremmo rimessi, Don? Sì, rimessi subito, ma Alberto, figurati, ha un cuore che batte più di tutti i nostri per la Fulgor, quindi io sono contento della sua passione, della sua competenza, della sua generosità, della sua abnegazione, quindi sicuramente al di là del derby con l'Armani... condividiamo questa passione e questo sogno. È uno scherzo, perché poi lo prendo per letterale, però insomma io pensierino ce lo farei anche. Siamo avventurati nel mondo dei sogni. però sognare è l'ultima cosa che ancora ci è rimasta, se non ce la portano via la cattiveria e il male di questo mondo. Quindi infatti, i sogni sono desideri, diceva qualcuno. Quindi. Assolutamente. Presky, è il giocatore che ti piace più di quest'anno? Scegliene uno, poi ci vediamo gli ultimi contributi della partita di sabato. Ma sarebbe banale dirne uno, anche se me lo stai chiedendo, perché anch'io inizio a conoscerli un po' di più. Certamente c'è qualcuno che ogni tanto mi sembra ci metta un entusiasmo più trascinante. Più... Solaroli a te piace? Ma Solaroli non mi dispiace, però anche qualcuno un po' più vecchietto, diciamo così, senza offendere, secondo me segna la squadra, dà il ritmo giusto e sono veramente appassionato di tutti. E poi sono curioso di vedere i ragazzi giovani, perché anche l'altra sera chi è stato chiamato, abbiamo avuto, io adesso faccio, vediamo se sbaglio, cioè il nostro lungo, si dice così, che ha subito due falli subito, il terzo presto, abbiamo dovuto far giocare là davanti un ragazzino giovane, anche lui insomma si è difeso e ho visto che quando faceva canestro il pubblico insomma partecipava, perché diciamo secondo me ha dato il valore aggiunto a questa squadra, quindi non ti faccio un nome perché non te lo faccio per scelta, ma ti potrei dire tutti quando si aiutano reciprocamente. Allora, gli ultimi contributi relativi alla partita di sabato. Daniele, io l'ho definita una Paffoni meravigliosa. Sì, se si fa invece il 15 su 32 tiri liberi, sì. Che poi ci sono queste cose che vanno registrate e onestamente non siamo questi, cioè perlomeno negli allenamenti non siamo questi. Poi capisco l'eccitazione, il momento, il nervosismo, la tensione, però ora sono due partite e comincia a essere un problema. Però abbiamo giocato una buona partita, senza due titolari. Abbiamo fatto con tutta la panchina, attingendo anche alle riserve, a quelli che avevano avuto meno spazio, sono fatti trovare pronti, bravi, perché comunque giocavamo contro un avversario che aveva dimostrato di essere in salute e abbiamo giocato una partita dove, a parte i primi 5 minuti, dove abbiamo fatto un po' di confusione, soprattutto in difesa, poi da quel momento lì, dal quinto minuto, dove abbiamo subito 13, abbiamo chiuso a 26 subiti all'intervallo.
poi abbiamo un po' gestito, non è una gran parola, però siamo riusciti a mantenere lo scarto sempre in doppia cifra, e questo dando spazio a tutti, trovando canestri e buone difese per tutti i 40 minuti. Questa è una vittoria secondo me importantissima, che viene prima di una sfida importante e bella, quella settimana prossima nella tua Livorno. Lo dice a me, ho segnato questa e quella del 30 aprile contro la Libertas. Sono due partite per me sicuramente importanti, lo sono importanti per la classifica, giochiamo contro una squadra forte. Non dico, mi sono sempre stato un po' sulle scatole, vi dico non abbiamo niente da perdere, c'è da perdere la partita. Però abbiamo guadagnato in queste 8 giornate un po' di consapevolezza, sia dei nostri limiti che dei nostri pregi. E questo è un test importante perché giochiamo contro una squadra veramente in salute, che domani gioca con Legnano un'altra partita importante, e intanto ci andiamo un po' a misurare la febbre. Già a Montecatini la settimana scorsa la prestazione non è stata eccellente, però è stata abbastanza consistente. Con un po' più di attenzione, un po' più di precisione, forse potevamo anche portarla via. Oggi abbiamo dimostrato di aver fatto un passo avanti rispetto alla settimana scorsa, perlomeno sul piano del gioco, dobbiamo confermarci. Poi vincere e perdere non è tutto nelle nostre mani, bisogna accettare gli errori, le cose, però insomma continuare così potrebbe essere una buona cosa, ecco. Cinque di fila, va da Savoldelli, un paio di extra pass. E altro contropiede per Antelli. Terzo quarto, Antelli. Esce Torgano. Savoldelli vuole giocarsi lui l'uno contro uno. La stoppata di Segala. E Storgano sull'asse di Segala. Gran palla di Markovic per il taglio di Solaroli. Berto invece ha un idolo incontrastato. Qual è l'idolo incontrastato di Carlo Alberto Padolazzi? No, ma credo che sia una cosa che non ha... che non sia solo mia, le persone che frequentano più o meno abitualmente Bagnella durante la settimana avranno sicuramente notato lo spirito, la voglia, la generosità, l'attaccamento che Pupieni, che è un ragazzino di 16 anni, ci mette nel dare l'aiuto e il suo contributo alla Fulgo. Con il nome di Pupieni voglio citare i ragazzi che settimanalmente passano i loro pomeriggi invece che in giro a fare praticamente niente all'interno del centro di Bagnella, dare una mano alla prima squadra, Martino Forte, e insomma mi piace rappresentare il mio giocatore preferito con i giovani, ecco, con i giovani che li vedo impegnarsi e dare effettivamente un fortissimo... I giovani ultras, insomma Pupieni, che ho il fratello che è in cura, quindi chapeau anche per me per Pupieni, ho un debole anch'io per Pupieni. Parlavi di giovani... Per esempio anche la Serie D sta facendo molto bene, 5 vittorie su 5, Carlo Alberto Palazzo. No, la Serie D. La Serie D. Sì, sì, D. Ah, ho capito Serie B. No, Serie B non ancora 5 su 5. Sono qua 4 nelle ultime 5 di vittorie. Invece la Serie D 5 vittorie su 5, press a testimonianza di quel progetto di cui tu facevi riferimento prima, no? Che guarda anche i giovani. A un'altra squadra che sta facendo, ripeto, benissimo ed è la grande favorita nel campionato di Serie D. Sì, questo è sicuramente il valore aggiunto della nostra società, cioè lavorare a 360 gradi non solo sul territorio ma anche sulla proposta da fare a seconda delle fasce di età, e
Devo dire che io sono andato una sera sola a vedere la partita, c'era grande pubblico a Bagnella, grande entusiasmo, è vero, magari c'è amicizia con i giocatori, c'è un contatto umano anche diverso, però c'era anche una buona tecnica, una buona passione, un buon agonismo e mi sono divertito e credo che questo sia tutto materiale che si aggiunge per accendere di più il fuoco della passione in tutti noi. Il punto sulla Serie D con le immagini proprio della vittoria della Expo Serramenti Foma nel derby contro la Vox Gravellona. Sesta giornata di Serie D in archivio con Oleggio Basket di riposo e le due capoliste che mantengono la propria marcia sulla via dell'imbattibilità. Domodossola passa al Pala Don Bosco contro gli Spartans, che recuperano Maioni ma non riescono a trovare la via del canestro. Si impone invece Omegna nel derby contro Gravellona, con un Santini formato fenomeno che ne mette 30 con 7 tiri da dietro l'arco. Sempre compatta la classifica nelle retrovie, nessuna sorpresa a Casale dove la Tecpul supera Gagliate, mentre Novara Basket piazza il colpo dell'allungo a Trecate grazie ai 28 di Chirio, nonostante i padroni di casa trovino 37 punti da Romano. Aggancio infine di Paruzzaro che in casa supera Borgo Ticino e accorcia la classifica. Dunque domenica il campionato della Serie B Berto regala la trasferta a Livorno, Livorno reduce dal KO contro Legnano, Vigevano Uberalles l'unica squadra imbattuta in questo girone, poi le due Livorno appaiate e poi un gruppone là dietro in questo momento a contendersi il quarto posto. Cosa può fare la differenza, chiedo a te che segui costantemente la squadra, nel raggiungimento di quel quarto posto che da diritto proprio alla nuova Serie B e anche a giocarsi la Serie 2? Beh, innanzitutto c'è da dire che la trasferta di domenica a Livorno credo che tutti sappiano che sulla carta è una trasferta, non dico proibitiva perché nello sport di proibitivo non c'è niente. Due fisso. Però io mi aspetto soprattutto che la squadra applichi per la prima volta in trasferta, a parte la parentesi di Borgo Manero, lo spirito che quasi sempre è emerso al Pala Battisti e in maniera particolare quello di sabato contro Montecatini. È ovvio che sempre sulla carta i primi tre posti sono già occupati fino a fine stagione. Le due squadre di Livorno e Vigevano hanno effettivamente qualche cosa in più. Poi dopo è il campo che deve parlare. È il campo che deve parlare. Io mi auguro di tutto cuore che la Fulgo possa fare parte dei pretendenti a centrare questo obiettivo. L'ultima cosa che faccio chiudere il Don, il tuo sogno, chiudi così. Per la nostra squadra? Yeah, sì. Il mio sogno è che tutti noi che facciamo parte di questa società, dai tifosi agli sponsor, ai giocatori, allo staff tecnico, tutte le squadre, cresciamo, miglioriamo tutti, perché se tutti miglioriamo otteniamo anche i risultati e i sogni che credo siano quelli condivisi da tutti. Aggiungo un'ultima cosa, un grazie a te Daniele, l'ho già fatto prima a Carlo Alberto e tramite voi a tutti gli altri dirigenti, ma a te particolarmente in questo momento per tutta la passione che ci metti. Se avessimo un centesimo del tuo ottimismo irrefrenabile, noi non solo saremmo già a giocare il derby con l'Armani, ma avremmo già vinto anche il campionato di Serie A. O no? In Eurolega a giocarci a Istanbul qualche partita come si deve. Il mio sogno, si cantava così, si cantava quando ero giovane.
Andiamo a Tel Aviv a battere. No, com'è che era la canzone? Per la prossima potrebbe anche tanto me la ricordo. Sì, il Maccabi, ma c'era la canzone, me la ricordo per la prossima. Grazie Don. Grazie a te. Grazie Carlo Alberto. Grazie a te e buonasera a tutti. Contributi dagli altri campi, Basketando torna martedì prossimo. Partita difficilissima, sappiamo, tutta settimana che lo diciamo ai ragazzi. E, diciamo che nel primo tempo abbiamo costruito le fondamenta per fare questa vittoria. Sono rientrati facendo tutto quello che volevamo fare, controllo del ritmo, controllo dei rimbalzi, rientro difensivo per non concedere tiri nei primi secondi dell'azione, infatti nel primo tempo che credo che l'abbiamo fatti pochissimi. Nel secondo tempo abbiamo avuto un approccio iniziale pessimo, abbiamo fatto 3 palle perse nelle prime 3 azioni offensive del terzo periodo, che era un altro comandamento da seguire assolutamente, quello di evitare palle perse, e loro però onestamente sono entrati nel secondo tempo con tutt'altro piglio. Con loro rimanere concentrati sul pezzo e sotto controllo per 40 minuti è quasi impossibile, non ci sono squadre del nostro campionato che riescono a farlo. E poi nel secondo e quindi di conseguenza in attacco abbiamo fatto fatica, troppe palle perse, troppo impastata diciamo la nostra azione offensiva, non siamo riusciti a prendere rimbalzi puliti, a recuperare palloni per poi correre o quantomeno avere delle mezze transizioni, e poi difensivamente abbiamo subito chi era, perché è vero che a noi abbiamo segnato solamente 25 punti nel secondo tempo, però loro ne hanno segnati 35, di cui 18 chi era, 18 chi era, che aveva fatto 3 nel primo tempo e 18 nel secondo, che è un giocatore che in questa squadra, nella loro, fa la differenza, perché fa canestri che non fanno gli altri. È un upgrade clamoroso, perché fa canestri in uscita blocchi, fa canestri tira punti in transizione, un tiratore affidabile, attira le difese, costringe a fare scelte difensive e apre anche tiri aperti agli altri. Poi chiaramente un'altra situazione tattica, che un po' per i falli di Lorenzetti, un po' per scelta, loro hanno cavalcato nel secondo tempo giocare con 5 piccoli sostanzialmente, o con 4 piccoli più Casoni o Natali. È chiaro che il campo si apre moltissimo, siamo contentissimi di questi 2 punti, di questa vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché in campo sono stati veramente lucidi e hanno fatto quasi sempre le scelte giuste. No, sembrava un dramma domenica scorsa aver perso a Livorno, che è una squadra fortissima. Certo, il secondo tempo, gli ultimi 15 minuti non sono stati belli, però era un campo difficile contro una squadra molto forte. Molti di voi, anzi quasi tutti, non vedono gli allenamenti e non sanno ovviamente quanti problemi e acciacchi fisici abbiamo in questo periodo, perché se ne sono accumulati uno dopo l'altro, e non lo voglio dire per giustificare una sconfitta o... però veramente facciamo fatica ad allenarci tutti i 10. Penso che dal 22 di agosto abbiamo fatto forse 3 allenamenti tutti insieme, forse, ma non credo. E questo perché lo dico? Perché voglio fare un grande applauso ai miei giocatori per quello che ci hanno messo in campo. Hanno dato tutto nei momenti positivi del primo tempo, quando siamo riusciti a prendere 14 punti di vantaggio, forse 15 anche. Sapevo che loro è una squadra che non muore mai, e quindi siamo stati bravi nei momenti difficili, alla fine, a non mollare. Abbiamo subito qualche rollata di troppo, anche perché la coperta è corta. Se cerchi di fermare dentro l'area i loro lunghi, poi lasci un po' di spazio per gli esterni, che tirano molto bene da 3 punti. Alla fine avevamo anche un po' il fiato corto. Casini ha fatto una tripla da Casini,
se c'è uno che può mettere quel tiro dall'angolo a 5 secondi dalla fine è lui, per l'esperienza che ha, per il sangue freddo, perché ha ancora 42 anni, una voglia di vincere come un ragazzino di 8 anni che va per la prima volta in palestra a giocare una partita.